Ciao uomini nudi e bentornati su Fallout 4. E ci siamo lasciati l'altra settimana proprio qui dal meccanico, dove abbiamo trovato il nostro cagnone. Molti di voi mi hanno chiesto di fare video molto più lunghi. Io vi accontento al 50%, magari taglio un po' di più per andare un po' più avanti nella storia. Purtroppo video troppo lunghi mi riesce un po' difficile, ecco, quello sì. Che cazzo? No, 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 ma cos'è sta roba? Attento cagnolo! Vai via da lì, ti difendo io. Oddio! No, difendimi tu, difendimi! È bruttissimo! Basta! Sono talpe radioattive! Sono talpe brutte oltre che radioattive, ma... Oh, no! Mori? Ma io non... Basta, no, no, no! Ma dov'è? Basta! Vieni, vieni, cane! Vieni, Rinti! No, non so come chiamarti! Vieni! Vieni, Rex! Oh, tu, insomma, ascoltami. Alla fine erano ratti talpa. Che schifo. Qui, vieni qui. Aspetta lì. Come ti va, bello? Ehi, bello, conosci qualche trucco? Sì, è un illusionista. Adesso si mette a fare qualche trucchetto di magia. Oh, poverino, bello lui. Incomincia a aver paura dei ratti talpa. I rattatalpo, i tolparatto. Dove sono le armi? Allora, abbiamo due pistole, una leva per ruote. Vabbè. È un manganello. Ora rubo qualsiasi cosa ci sia. Ho rubato già l'impossibile. Anche il telefono. La cassa, dammi i tuoi soldi. Rubo tutto, anche le sigarette, i giornali. Tanto voglio dire, molto utili. Boh, e ora andiamo da un'altra parte. Qui abbiamo rubato tutto, vero cagnolo? Andiamo. Una cassetta delle lettere tipo The Sims. Ah, ecco, abbiamo trovato Concord. Ma che ridente cittadina, direi. Non c'è davvero una mazza. Il cane anche si sta guardando intorno, piscerà in giro ovunque. Allora, qua ci sono dei sacchi, trincee tipo, dove la gente si metteva lì dietro a sparucchiare. Cane, però, piano, dove corri? Aspettami. Io sento tipo degli spari, però. Andiamo qua dentro. Io continuo a sentire spari. Allora, guardiamo sopra. Figuriamoci se c'era qualcosa. Non c'è mai niente per me. Sì, roba, roba. Ruba più che altro. Oh, cazzo. C'è gente che si ammazza. Oh, ma chi sono i buoni però adesso? Io aspetto che abbiano finito e poi vabbè. Chi vivrà vedrà. Allora, andiamo, andiamo. No, no, c'è uno là sopra. Cane, piano, dove vai? Oh, no, che cazzo fai? Oh, minchia, ti spacco la testa, zio. Forse non hai capito che il mio cane non si tocca. Ma neanche proprio col pensiero, hai già sbagliato. Oh, no, no, ok. Allora, miriamo la testa fa sempre danno. Come si fa? No, la testa. Devo schiacciare cosa? Il grilletto? Ah, ok, no. Cosa cazzo devo schiacciare adesso? Ah, ok, il grilletto era giusto. Due colpi alla testa e uno alla testa dell'altro. Via! Oh, scoppiato. Sì, così. Adesso anche a te ti becco in testa. Vai. Oh, ma che mira di merda che ho. Scusa, ho bevuto. Oddio. In testa ti voglio beccare. Dai. Perché? Ah, devo ricaricare, cazzo. Oh, vabbè, faccio più veloce così. Oddio! Ah, no, non è lui. È questo, dai, dai, beccalo, beccalo. Sì, no, e te pareva. No, il cane, spara, 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 che questo mi spara il cane. Vabbè, ma quanti colpi ha sta pistola? Uno. Dai, sparo a qualche... Ecco, una gamba ci sta sempre bene. Toh! Su, sulla balconata. Ma che sulla balconata? C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Ha sfondato. Prendi il moschetto laser e aiutaci, per favore. Dammelo, dammi il moschetto. Dai, dammi il moschetto laser. Lo voglio provare subito. Li lascio nudi perché il mio motto è ciao uomini nudi, è giusto. Ruba. Ruba tutto, nudo, nudo anche quello. Ruba, ruba, ruba. Cos'è? Cos'è? Bello. Fammi rubare. Oh. Rubo qualsiasi cosa ci sia. Io in pratica non ho delle tasche. Ho tipo un camion dietro. Però non lo fanno vedere. Ok, adesso il moschetto equipaggiato. Sarà un'arma assurda, immagino. Entriamo dentro al museo.
Museo della Libertà, immagino. No, iniziamo subito bene. Oh, chi spara chi? Chi spara cosa? Il nemico dov'è? Il mio cane, insomma. Non ci capisco niente, raga. Allora, da che parte passo? È il nemico? No, o è quello il nemico? Quello è il nemico? No, il moschetto come il mio. Non ci capisco più una mazza. Ma dove sono i nemici? Dai! Ok, fermati lì. Sì? Mo dove ti coio, ti coio. Oh, vediamo se ti becco. Vabbè, ricarichi con la manovella. Beccato. Sono un cecchino, zio. Anche a te, vai, vai. Bam. Beccato, buh. Oh, chi è che spara? Oh, mi continuo a far danno, perdo sangue, sangue, uomo a terra. Oh, ma non muore. Muori. No, vabbè, che è? Le sbarre... Non lo becco perché c'ha quelle cacchio di sbarre. Allora, aspetta, adesso ti faccio bubu settete. Bubu settete! No, aia, ma porca! Toh! No, non muore mai! Com'è possibile? Adesso appena metti la testa fuori ti aggiusto io. Beh, carica, va! Vai! No, ma non ci credo! Ma com'è possibile? Dai però, carica tu, non è possibile che non riesci... No, no, basta, basta. Cambio strada. Non vedo niente. Ok, di qua. No, ah no, cavolo che spavento. Pensavo che erano tutti nemici. Allora qua si va tranquilli. Dove cacchio sono? Perché in un museo con tanti posti? Porca vacca. Dove sei? Maledetto. Guarda che ho l'arma bella carica. Il cane abbaia. Allora, io ho l'arma carica perché ho dato 2 giri di manovella, quindi posso far danni. Rubo tutto anche da un tostapane, non so, vabbè. Eccolo, ce n'era uno. Dov'è? Non è la prima volta che spara. Ah, oh, chi è? Dove sei? Lui spara in alto, cacchio, dove sei? Non ci capisco. Scusate, io sono un po' nabbo in sti giochi. Dov'è? Ah, è là. Cacchio, mo ti ho visto. Ah, mo sei tutto mio. Dappertutto ti becco, cacchio. Vai, sì, beccato come un porco. Così impari. Tutto a posto, ragazzi. Adesso devo andare sopra. Come cacchio ci arrivo sopra? Cane, aiutami. Segui col tuo fiuto la strada. Sì, vabbè. Qua, salto. Salta il rospo, salta anche la rana. E chi non salta, non lo so. Meglio non dirlo. No, niente, non funziona. Rubo qualsiasi cosa ci sia sui tavoli. Anche a questi gli rubo anche i vestiti. Ah no, oh, no, no, non sono stato io. Erano già giù. Ma chi cavolo è che parla? È ora di morire. Dov'è? No, 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 c'è un cattivo. Attiva, fai qualcosa, sì, beccalo. Bam. L'ho beccato? No, forse no. Sì, no, maledetto, ora morirai. Sì, dai, vabbè, carica, dai. Con calma, l'ho beccato. Il cane grande. Occhio cane, non ti far picchiare da... Bravo, bravo, sbranalo, è il tuo cibo per stasera. Oh, non c'ho i soldi per comprarti il cibo per cani. Ti devi adeguare. Ok, andiamo. Rubiamo ovviamente tutti i vestiti, lasciamoli nudi. In pratica sono come lo Stato italiano, vi lascio in mutande. A volte neanche quelle. Ok, adesso è un bel casino, dove cavolo saranno? Sono sopra, sicuro, carica. Ok, ho l'arma bella rossa che non si nota al buio. Sono molto mimetico così, sono stealth. Boh, no, di lì non penso. Su. Come stai venendo? No, no, non mi devi... No. Altra merda di cui occuparci. Ma come la merda? No, ma io non voglio farmi scuoiare. Devo fare un giretto. La nuca cola, quella ultra Uber. Dammela. Bella. Prendo tutto. Dammi anche l'altra. Oh cacchio! Oh, gli si è chiusa la porta in faccia, che pirla. Ti tengo d'occhio. Ecco, adesso ho paura. Da dove arriva? Ah! Brutto, spara ovunque. Beh, da vicino così ce la fa,
Mi dicono che non è splatter questo gioco. Ok, sangue, viscere ovunque. Ok, adesso... Oh, un altro ce n'è. Io volevo rubare quello che c'era nel frigo, porca miseria. Dove sei? Non c'è. Maledetto. Adesso ti becco. No, scherzavo. Rubo anche le munizioni, erano lì, scusate. Dove sei, maledetto? Adesso ti becco in faccia, dappertutto. T'ho beccato? Sì che t'ho beccato, adesso crepi, eh. Ma forza cosa? Nudo. Ok, no, ok, sono amici, amici. Ciao belli! Non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Visto? Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Sei Minuteman? Minuteman. Siamo forse tornati indietro. No, è minuto. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Quindi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate. Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa, di un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Se prima eravamo in 8, no, niente. I Long, Marcy e June. E quella sul divano è Mama Murphy. Ciao Mama Murphy. E questo è Sturges. Stronzo? No, com'è che si chiama? Brutta storia. Non sai quanto sia vero. A ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti, ma... Beh, no. Abbiamo un'idea. Una buona idea può fare la differenza. Sturges, diglielo. Da un vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Bravo Elvis. Che cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Westech, ecco cosa. Con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni e... Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? E potrò usare il mitragliatore come un fucile? Non vedo perché no. Avrà un grilletto manuale. Devi solo mirare ai cattivoni e scatenargli addosso una pioggia di piombo. Ora, per quanto riguarda l'armatura, è senza energia. Probabilmente a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Quindi, qual è la soluzione? Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. Ma stiamo parlando ancora di una batteria o... usata dall'esercito e da alcune aziende. E ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Ma chi te l'ha detto? Magari io non so neanche cosa fare. Cos'è che stavate cercando? Ecco la domanda intelligente. Una specie di grossa batteria. Ma allora, o è un bravo ventriloquo o ci parla col pensiero. Ce n'è una nei sotterranei, dietro una porta di sicurezza. Per aprirla dovrai forzare la serratura o violare il computer. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. E guarda caso, questo lavoraccio orribile lo devo fare io. Beh, giusto. Sono arrivato proprio giusto in tempo. E ora mi tocca fare tutta la strada che ho fatto prima al contrario, sorbirmi di nuovo la musichetta. Eccoli là. Allora, vediamo cosa devo fare. Oh, Lupin devo fare. Sì, scassinare. Cosa volete? Io in casino, che scassino. Dai, proviamo. Vediamo un po'. Gira... No, no, troppo. Come cavolo devo fare? Allora, giro solo questo. Sì? Dai, no, ci siamo quasi, sì. Gira questo. No! Cos'è? Si è rotto? No! Allora, piano, piano. No, devo fare più attenzione. Ok, oh, sono meglio che Lupin.
Ok, prendiamo il nucleo così. Boh, ecco, si spegne tutto giustamente perché abbiamo preso quello che dava energia al mondo. Ciao cane, meno male che ci sei tu, io rubo. Tu non hai visto nulla. Ho trovato l'armaturazza, la voglio provare subito. Metti quello che gli serve. Ah, proprio così, se mi sparano. Dai, un po' di gentilezza, no? Ok, dai. Cosa devo fare? Oh, che bello. Entro dentro. Sì. Sì, mi sento il re del mondo. Bello. Mi piace tutta sta strumentazione. Ma il cane stava facendo la pipì o la cacca? Boh, vabbè. Comunque. Ok, ci si muove bene. No, vabbè, un invito a nozze. Ah, fammi vedere il tuo cosone. Beh, detto così è brutto. Quassù. Oh, chi è che mi spara? Oh. No. Che è successo? E quindi? Boh. Adesso vi ammazzo tutti. Ma col cavolo che scendo, pirla. Adios. No, non l'ho preso manco una volta. Devo giusto capire un po' dove sei. Ti ho beccato, qualche volta. Sì, no, dovrebbe essere morto. No, i tubi sono tutti rossi. Si sta surriscaldando a bestia. Ehi, che fai, mi spari? Come ti permetti? E io ti becco da lontano, così impari. Vai. Beccato. No, beccato no. Boh, non lo so. E ora muori, però muori. Ok, ciao. Gli dice anche. Bellissimo, sì. Adesso sì che sono potente. Adesso finalmente sono potente. Mi sento proprio il bullo della situazione. Nessuno mi fa più nulla. Quello è bello. Non so per quanto durerà, ma ahia. Sono veramente imbattibile. Venite, venite da me che vi rompo tutti. Dai. Apri. No, no, voglio l'arma bella. Dai, rivoglio la mia arma, porca miseria. Ok. Allora, dove devo andare? Sono anche mezzo danneggiato. No, cos'è? Ma ancora vivo? Oh, no, aiutatemi. Ma è grossissimo. Devi andare giù. Ma non muore mai. Oh, no, 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 no. Questo avanza. Va. No, cane, dove vai? Cane, no. Quel cane me lo fanno saltare. Picchiatelo. Oddio. Oh. Cosa mangia questo? Ragazzi, state tranquilli, ho fatto fuori quel coso abnorme, sono il migliore. È stato uno spettacolo incredibile. Sì, sì. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Direi, se ti sparo questo coso. Ora ve la caverete. Sì, almeno per un po'. Potremo trasferirci in un luogo... Ascolta, quando ci siamo conosciuti, mi hai chiesto dei Minutemen... Se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare. No, no, non guardare in camera. Ecco, per tutto quello che hai fatto. Ma hai dato niente. Grazie. Non l'ho fatto per soldi. Ehi, mi dispiace. Sono abituato alle persone che pensano solo a se stesse. Sai, mi ricordi i miei amici. Gli altri Minutemen, quelli che hanno dato la vita per qualcosa più grande di loro. Dovresti venire con noi a Sanctuary. Ci farebbe comodo il tuo aiuto. Che cosa dovrei fare? Dovrai restare. Oddio, signora, che ha visto? Come lo sei ora? Mamma mia! Perché c'è altro nel tuo destino. Io l'ho visto. E so cosa provi. Per favore, dimmi. Devo sapere. Sei un uomo fuori dal tempo, senza speranza. Ma non tutto è perduto. Mi stavo dando una grattatina. Sento l'energia di tuo figlio. È vivo. Dov'è mio figlio? Dov'è Sean? Ah, vorrei saperlo. Davvero. Ma non posso vedere tuo figlio. Posso solo sentire la sua forza vitale. La sua energia. È là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth. Diamond City. Il più grande insediamento della zona. Ti prego, mamma Murphy. Sto procedendo a tentoni. Mi serve di più. Ascolta. Ora sono stanca. Come? Forse
Se mi porterai delle sostanze... Ma dai! Le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. Sei drogata! Mamma Murphy, ne abbiamo già discusso. Quella robaccia ti ucciderà. Ma taci, Preston. Prima o poi moriamo tutti. Ma è una drogata! Hai bisogno delle visioni. E anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno. Minchia zia, sei troppo drogata. Sanctuary ti attende. Ma dai, ma è drogatissima! Mamma Murphy è la nonna drogata! Sicura. Ci recheremo al luogo che mamma Murphy conosce. Sanctuary. Vabbè, se vi fidate di lei, insomma, questa sniffa un giorno sì, un giorno pure. Caso mai, in una delle sue visioni, mentre era in preda alle droghe. E ora vorresti che partissimo per un'altra ricerca inutile basata su... Sono sicura che Preston saprà cavarsi. Aspettate, aspettate. Ah, quindi adesso andiamo via tutti insieme? Visuale in terza persona. Vi seguo! Dai, io sono quello grosso e spesso. Non riesco a credere che tu abbia fatto fuori quell'affare. Non ne avevo mai visto uno da vicino. Ma stiamo parlando del mostro, giusto? Nudo! Che schifo! Ma pure le zanzare enormi, ma che merda sto posto! Queste vi fanno un prelievo di 2 litri. Ok, ho aggiustato un po' l'armatura. Oddio, se si vede male. Oh! Ah, ok, adesso si vede meglio. Cori! Oh, che? No, no, cos'è sta cosa che lampeggia? No, non me lo dire! No! Ora va a sta velocità! No! Dura meno sta batteria che quello del mio iPhone 4S, cavolo! E direi che il video può terminare assolutamente qui. Spero che vi sia piaciuto, se così è stato un pollice su, un commento qua sotto e alla prossima! Ciao belli!